Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare di sedi oggi per quanto riguarda il calciomercato e non solo. Infatti partiamo subito dalla questione legata alla Coppa America. Coppa America che c'era il dubbio se giocarla o meno per via della pandemia comunque in Brasile, sono state sciolte tutte le riserve, si giocherà ufficialmente in Brasile, inizierà tra l'altro domani in realtà inizierà ufficialmente comunque con Brasile e Venezuela. E sicuramente un'altra competizione molto interessante, ovviamente l'europeo del Sud America, quello è, e sarà, ripeto, interessante comunque vedere un po' come chi sarà la vincitrice, ma a parte questo il discorso è, ripeto, che si disputerà quindi in Brasile, anche se come dicevo prima c'erano dei dubbi, ma alla fine è stato deciso così. A questo punto continuiamo comunque con il calciomercato internazionale, infatti ufficiale Foyth è totalmente del Villarreal, terzino, difensore che è arrivato in prestito dal Tottenham, classe 98, quindi molto giovane, ha disputato comunque anche la finale d'Europa League con la maglia del Villarreal vincendola e ha fatto tutto sommato una buona finale e una buona stagione comunque in quel di Villarreal e riscatto assolutamente meritato, tra l'altro cifre che sembrerebbero essere circa attorno ai 15 milioni di euro, quindi cifre anche abbastanza modeste, comunque anche per la prospettiva del giocatore. 5 anni di contratto per lui sicuramente è una permanenza anche in vista dei prossimi anni, soprattutto se noi andiamo a vedere le cifre del riscatto, assolutamente importante, un giocatore che può comunque solamente che crescere. E rimanendo in Liga è ufficiale anche all'arrivo di Rui Silva al Betis Siviglia. Ne avevamo parlato comunque nelle scorse settimane di un interessamento, di un accordo praticamente, quindi di un'operazione praticamente fatta. Adesso è arrivata l'ufficialità, Rui Silva che si è svincolato comunque. Non ha rinnovato con il Granada, quindi è andato via a zero e quindi comunque si aggrega al Betis Siviglia. Stiamo parlando comunque nello specifico di un portiere classe 94 che firma per i prossimi 5 anni con il Betis e quindi rimarrà fino al 2026 ed è sicuramente un rinforzo importante per il reparto portieri e anche comunque in vista dell'Europa League. Tra l'altro lui Silva l'ha giocata proprio quest'anno con la maglia del Granada, quindi sicuramente un rinforzo che ci può stare assolutamente. A questo punto però parliamo anche di Bundes, si parla di un colpo molto vicino in casa del tabellino, infatti sta per arrivare, sembrerebbe star per arrivare Serdar dallo Schalke 04, Schalke 04 che è retrocesso, Serdar che comunque è da diversi anni in quel di Schalke, ovviamente anche lui come un po' tutta la squadra non ha sicuramente fatto molto bene, soprattutto questa stagione, visto ovviamente la retrocessione, però comunque un giocatore dalle qualità importanti, da Bundesliga assolutamente, e infatti l'Hertha Berlino è la prima che si è mossa e la prima che potrebbe proprio acquistarlo. Un Hertha Berlino che un po' come lo Schalke ha fatto molto male, però almeno comunque la categoria l'ha mantenuta. E quindi vuole ripartire comunque da Serdar per comunque cercare di ritornare in posizioni comunque almeno di metà alta classifica, è quello che dovrebbe aspettargli. Detto questo, però, parliamo anche di Roma, perché c'è notizia proprio legata alla Bundesliga. Allora, in casa Roma, comunque c'è la questione portiere. Allora, innanzitutto, comunque bisogna vedere un po' quello che farà Paolo Lopez, che io ritengo comunque un portiere buono, non è scarso per niente, secondo me, Paolo Lopez. Diciamo che nel reparto portieri la Roma, forse Mirante comunque potrebbe andare via, Fuzzato merita secondo me anche di giocare titolare sinceramente, cioè sarebbe comunque bello che gli fosse data la possibilità di giocare titolare perché solamente così può crescere e dimostrare quanto può valere, perché se fa il secondo e gioca due partite l'anno è veramente inutile, però comunque fatto sta che la Roma sembrerebbe essere intenzionata a cedere Paulo Lopez in Spagna, vedremo, ma il discorso è in entrata, chi può arrivare al suo posto? Si parla comunque di Rui Patricio come prima scelta comunque dal Wolverhampton, e che qui bisogna un attimo vedere. E poi la seconda scelta, comunque diciamo l'altro nome che si fa, è quello di Burki, giocatore comunque in uscita dal Borussia Dortmund, soprattutto per l'arrivo di Kobel, portiere molto interessante che è arrivato comunque qualche giorno fa dallo Stoccarda, proprio al Borussia Dortmund, e quindi Burki potrebbe essere in uscita. E quindi la Roma che sarebbe comunque interessata, sicuramente Burki potrebbe essere un rinforzo di livello, un portiere assolutamente di alto livello, da Champions League comunque un ottimo portiere, anche lui comunque le sue sviste le ha, diciamo che il problema più grande comunque per la Roma è sicuramente l'ingaggio perché prende comunque circa 3 milioni l'anno che è comunque un ingaggio molto alto, però comunque la Roma sarebbe interessata, vediamo se è anche disposta a spendere molto anche per quanto riguarda lo stipendio. A questo punto però parliamo anche di Milan, infatti si vuole andare a rinforzare il reparto terzini,
nello specifico comunque anche reparto terzini sinistri, per dare anche un'alternativa comunque a Theo Hernandez, vista la Champions League l'anno prossimo, Milan che dovrà comunque sicuramente trovare alternative valide. Si parla di Junior Firpo, terzino comunque classe 96, da tanti anni comunque un po' in giro, ex Betis Siviglia, ha fatto comunque anche in quest'ultima stagione giocato a Barcellona, un giocatore assolutamente di ottimo livello, terzino che allora come secondo veramente, cioè è un lusso avere Junior Firpo come secondo, comunque un ottimo terzino. Certo che però comunque bisogna un attimo valutarlo perché ha caratteristiche offensive, ma possiamo dire un po' così come Theo Hernandez. Ha più propensione offensiva che comunque difensiva, però detto questo potrebbe essere un rinforzo importante come sostituto comunque di Teo, sarebbe veramente un ottimo colpo. A questo punto però parliamo anche un po' di Brescia, infatti due notizie in entrata e in uscita. Quella in uscita riguarda Cistana, giocatore che piace molto in Serie A, diciamo che Cistana piaceva già da diverso tempo, già dalla scorsa estate piaceva molto in Serie A, giocatore difensore comunque assolutamente da Serie A comunque la merita di giocarsela. L'anno scorso il Brescia è riuscito a tenerlo in Serie B, quest'anno, vista la non promozione, è giusto comunque anche cederlo in Serie A proprio. E ci sono Napoli e Fiorentina interessate, quindi non sicuramente due squadre di medio-basso livello, ma squadre che comunque puntano a fare stagioni importanti, quindi dimostra che comunque è un difensore che piace molto, e come riserva sia a Napoli che a Firenze potrebbe essere utile, soprattutto a Firenze, dove comunque diciamo che magari come in un 4-2-3-1 quello di Gattuso ci può stare, tutto sommato. Sicuramente comunque Cellino e il Brescia chiederanno cifre alte, però è sicuramente un rinforzo che per entrare potrebbe starci molto. Detto questo però parliamo anche di entrata, come dicevo, perché il Brescia sarebbe su un attaccante. D'altro se abbiamo parlato anche dello scambio con il Pisa per portare Marconi a Brescia e Donnarumma a Pisa, vedremo se avverrà quello scambio lì, però si parla comunque di tre nomi per il reparto offensivo, tre nomi comunque difficili da raggiungere, perché si punta a Dani Mota, giocatore comunque che ha giocato al Monza, che ha fatto molto molto bene, sia in Under 21, poi soprattutto con l'Italia Under 21, ma comunque anche con il Monza, uno degli attaccanti che quando vedevo la partita del Monza mi piaceva di più rispetto agli altri, cioè si vedeva che comunque un attaccante forte. E credo che comunque rimarrà lì, difficilmente Brescia riuscirà a strapparlo, così come Insigne che comunque dovrebbe rimanere a Benevento, il fratello ovviamente di Insigne, vediamo un po', comunque anche qui è un nome che interessa, però comunque anche difficile da raggiungere, così come Churria attaccante del Pordenone che tra l'altro piace anche in Serie A, se non mi sbaglio l'AS Verona era interessato, quindi comunque ha tante altre pretendenti. È difficile da portare comunque a Brescia, però comunque certo che se offre una cifra importante può anche il Pordenone eventualmente accettare. Pordenone che ovviamente vorrà anche tenerselo, però sarà anche per loro difficile comunque visto l'interesse di tante squadre. Detto questo però parliamo anche di Venezia, perché c'è il primo colpo ufficiale per la Serie A. Venezia che continua ad andare a prendere colpi esotici, in realtà comunque al contrario, nel senso esotici invernali, perché poi sempre va a prendere colpi da Norvegia, paesi un po' freddi, e questo colpo invece arriva dall'Austria, perché arriva ufficialmente Schneng, difensore classe 98 che arriva ufficialmente dall'ASK Linz, squadra comunque di ottimo livello del campionato austriaco, lotta comunque ogni anno per le prime posizioni, sarà lotta comunque con il Salisburgo, con il Rapid Vienna. Un po' più dietro c'è il Wolfsberger, però comunque sempre nelle prime posizioni di classifica. Triennale comunque con il Venezia, difensore comunque giovane, sicuramente interessante. Tra l'altro anche il Venezia mi sembra, non mi ricordo chi, però comunque aveva lasciato un'intervista dicendo che non farà un mercato, farà un mercato particolare, quindi un mercato in linea comunque come quello l'anno scorso, quindi profili tipo alla Johnsen, diciamo anche a quel centrocampista lì comunque norvegese, quindi colpi comunque un po' particolari, e ovviamente questo la dimostrazione la conferisce Schneg, il colpo Schneg. A questo punto però direi che possiamo continuare anche con la Serie C. Infatti ufficiale De Respinis lascia il Piacenza, attaccante comunque classe 93 che lascia il Piacenza comunque dopo essere arrivato a gennaio. Mi ricordo, tra l'altro, dopo aver fatto tantissimi gol nella prima parte di stagione, comunque aveva fatto molti gol, se non mi sbaglio quella pergolettese, e poi comunque è andato via, è arrivato a Piacenza e non è riuscito comunque a, diciamo, confermarsi ad alti livelli, e
e comunque ha un po' sofferto, e tutto sommato comunque ci può stare questa rescissione. Lui ovviamente resterà sicuramente in Serie C perché è un attaccante comunque con la vena del gol, però questo non l'ha dimostrato a Piacenza, quindi lascia ufficialmente. Chi invece rimane, e sinceramente un po' mi dispiace perché l'avrei voluto vedere a Crotone, è Casiraghi. Stiamo parlando di un trequartista classe 93 che rinnova con il Südtirol, era in scadenza di contratto, rinnova per i prossimi 3 anni, e sinceramente, ripeto, mi dispiace perché è un giocatore che secondo me merita la Serie B. Sicuramente lui ha anche dichiarato che lo fa per amore dei colori comunque del Südtirol, eccetera, però sinceramente secondo me lui merita la Serie B, è un giocatore comunque fondamentale nei calci piazzati, batti rigori, ne segna veramente tanti, anche le punizioni. Comunque è un giocatore, un trequartista molto molto importante per la categoria, e che io sinceramente avrei voluto vedere a Crotone, anche se comunque nel modulo di Modesto comunque non c'è un trequartista puro, però magari come ala un pochino più statica, diciamo che gioca un pochino più da fermo, ci poteva anche stare per variare anche un po', diciamo, le carte in tavola. Detto questo, per questo un po' mi dispiace, però alla fine comunque lui ha deciso così e va bene. A questo punto però parliamo anche dell'allenatore ufficiale del Renate, dopo l'addio di Diana, che ha dato la Reggiana e fa anche rima, arriva Parravicini a Renate come nuovo allenatore. Parravicini che ha fatto una buona stagione comunque con il Pro Sesto, tra l'altro neopromosso, ha fatto comunque molto bene, tanto che gli è valso comunque la panchina del Renate, che anch'essa ha fatto un'ottima stagione, sicuramente dovrà ereditare, cioè eredita un'eredità comunque abbastanza difficile da cercare di confermare comunque quello che ha fatto il Renate, a parte che poi firma per un anno, quindi diciamo che ha un contratto comunque abbastanza particolare, nel senso che un anno di contratto e basta, e quindi probabilmente poi magari la prossima stagione si punterà a qualcos'altro, però sicuramente con il Renate sarà complicato anche per lui riuscire a confermare comunque quello di buono che ha fatto Diana, praticamente tra l'altro vincendo 3-0 a Padova ai quarti di finale dei playoff e quasi eliminando il Padova. Quindi sicuramente non sarà semplice, però comunque un ottimo allenatore, Parravicini ha dimostrato di esserlo, piaceva anche al Cosenza, alla fine è andato al Renate. Rimarrà, tra l'altro, per quanto riguarda gli allenatori, Filippi al Palermo. Mancava veramente l'ufficialità perché comunque era già nell'aria. Filippi verrà riconfermato, è stato riconfermato per la prossima stagione comunque al Palermo. Ovviamente gli verrà conferita una squadra per lottare per i primi posti, cosa che quest'anno il Palermo ha fatto molto in parte, anche se ovviamente non era semplice, però sicuramente ci si aspettava di più. Filippi comunque dovrà essere bravo comunque a portare Palermo a lottare per le prime posizioni di classifica, anche se la concorrenza è molta, però comunque può e deve secondo me farlo, vedremo un po', anche se il calciomercato in questo senso lo aiuterà. Parliamo però anche di Feralpi, Feralpi che ha visto la rescissione di Pavanel, vedremo un po' dove andrà, comunque tanti nomi, tante squadre su di lui, ma vedremo un po' alla fine dove si aggregherà. Si parla, oltre a Tedino di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni, anche di Zironelli, ex allenatore del Modena e anche della Sanmenatese nell'ultima stagione. Tutto sommato è un allenatore comunque di categoria che ci può stare molto bene, ma secondo me forse anche meglio di Tedino, nel senso che Tedino comunque è un buon allenatore, ha allenato anche in B all'Entella, quindi comunque anche forse più esperienza, però Zironelli devo dire potrebbe starci molto per la panchina e per la piazza comunque di Salò, una Feralpi che comunque ha sempre l'obiettivo di rimanere nelle prime posizioni di classifica e cercare comunque di lottare per la Serie B, comunque molto complicata perché poi o vinci il campionato o vinci i playoff, quindi è molto difficile, però comunque provare a fare stagioni al meglio possibile. Sicuramente quello di Zironelli potrebbe essere un nome assolutamente di livello. E chiudiamo però anche con i positivi, perché si è trovato positivo Mostovoj della Russia, Russia che comunque ha deciso comunque di sostituire Mostovoj con Evgeniev. Quindi un nome molto, vabbè, particolare, fatto sta che quindi lui è il sostituto. Tra l'altro Mostovoj in realtà è un po' particolare perché Mostovoj è un attaccante, però non è stato sostituito da un attaccante ma da un difensore. Infatti Evgenyev è un difensore della Dinamo Mosca e comunque nulla, quindi lo sostituisce vista la positività. E questo è, a questo punto mi fermo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!